La mostra Mercato Campionaria Oliveri Expo resta un punto fermo nel calendario delle fiere, mostre ed esposizioni di carattere regionale. Si è vinto dal decreto dell'assessorato regionale delle attività produttive del 9 novembre scorso. Oliveri Expo ha aperto i battenti 2 giorni fa e proseguirà fino al 3 settembre a conferma del rapporto di collaborazione anche per il 2019, intercorso dal Comune Tirrenico e la società Eurofiere SRL, organizzatrice della manifestazione. Che la mostra mercato abbia un respiro regionale si comprende dai numeri riguardanti le aziende che aderiscono ed i visitatori che aumentano. È ritenuta a tutti gli effetti una vera e propria operazione di marketing territoriale, non dimenticando i rilievi di ordine turistico che si amplificano nel periodo estivo e le ripercussioni commerciali anche per gli esercizi pubblici di Oliveri. Oltre a pubblicizzare questa fiera, pubblicizziamo Oliveri, ma pubblicizziamo il territorio tutto, i comuni limitrofi e tutto quello che gira attorno a questi territori. Un ringraziamento particolare lo volevo fare all'Eurofiera per l'impegno che mettono e soprattutto per l'organizzazione, perché ogni anno si migliorano sempre, quindi cerchiamo sempre di dare il massimo, di dare noi come comune il nostro contributo, di fare e di ospitare soprattutto gli standisti ma anche chi ci viene a trovare. L'anno scorso abbiamo avuto in questa fiera circa 400.000 presenze e quindi è un risultato straordinario. Quest'anno puntiamo, la fiera già è stata inserita da diverso tempo nel calendario regionale, è stata regionalizzata e puntiamo e già penso che stiamo raggiungendo quasi questo traguardo a farla nazionalizzare. A livello qualitativo è la miglior fiera che c'è nella città metropolitana di Messina. Poi ha raggiunto un grande obiettivo, da un paio d'anni è inserita nel calendario regionale delle fiere, quindi non possiamo essere che orgogliosi di questa manifestazione che si fa proprio qua a Oliveri.